Salve a tutti e benvenuti nel tredicesimo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60 fps da PC. Nello scorso episodio avevamo iniziato ad esplorare l'immenso hub centrale di questo gioco. Avevamo trovato alcuni segretini, alcuni personaggi, abbiamo raccolto le missioni secondarie. Vi invito a guardarlo perché è molto interessante, abbiamo scoperto anche dei retroscena su alcuni dei personaggi che ci sono in questo hub. Abbiamo scoperto tantissimi mochi in giro, guardate quanti ce ne sono. Ed ognuno comunque con un dialogo a suo modo interessante. Ora stavamo esplorando una piccola parte della vetta di Baur, da cui si accede direttamente dal hub centrale, passando per il Veral, mi sembra si chiamasse, il cuoco che cucina la zuppa di molluschi di palude. Ora, volevamo completare la gara che c'è qui. Quindi andiamoci. Nello scorso episodio ero morto male, non so se vi ricordate, ma dovreste in teoria ricordarvelo. Mentre stavo cercando proprio di recuperare le chiavi di volta che mi servono per aprire quel cancello. Ah, quella qui sotto non l'ho presa, ok, devo prenderla assolutamente, sì. E ne abbiamo una. Poi qui sopra c'è ovviamente un passaggio segreto con una con un bel globo di esperienza. Qui dobbiamo far scendere il nemico e poi possiamo prendere la sua chiave di volta. Ed infine, salendo qui, ne abbiamo un'altra. Ah, altro nemico. Altra chiave di volta. Qui si passa sotto velocemente. Ho cercato di farlo, ma non ci sono riuscito. Ed ora possiamo ritornare qui. No, ancora un po' più lontano. E vabbè, sono stupido. Che curiamoci e possiamo aprire il cancello. No, ne manca uno. Aspettate, allora non mi ha contato quella che ho preso l'altra volta? Evidentemente no. Eccola qua. Beh, è anche la più facile da prendere, quindi semplice. Ecco fatto. Come sempre, per attivare le gare in Ori and the Will of the Wisps, dobbiamo attivare prima l'arrivo tramite il piedistallo. Così facendo si sbloccherà l'inizio della gara. Ed ora proviamo a farla. Vai, prova dello spirito. Il percorso è il seguente: dobbiamo prendere tutte le chiavi di volta. Dobbiamo riprenderle, effettivamente. Tornare indietro. Aprire il cancello dello spirito. E arrivare al traguardo. Ovviamente dobbiamo farlo prima del nostro fantasma. Ecco, ho già perso terreno. Però io conosco il trucchetto, anche se lui mi sta battendo. Aia. No, riprovo. Ok, riproviamo. Dobbiamo andare subito in alto. Il trucchetto di cui parlo è che ogni volta che planate avete diritto ad una ad uno scatto extra, vedete? Che male. Quando hai fretta, poi tra l'altro le cose le vuoi fare molto velocemente. Non ci sono i mostri però, quindi è ottimo. No, non si è attivata la planata. Come vedete, comunque anche il fantasma scatta a mezz'aria. È molto infame questa gara. Perché anche il fantasma comunque fa delle cose molto, molto interessanti. Ecco, anche qua non si è riattivata abbastanza in fretta la planata. Perché comunque questo gioco ha anche una fisica molto interessante, eh. E qui ho fatto la cazzata perché sono andato in cima, niente. Ci riprovo di nuovo. Vai, 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 vai. No, scendi! Si è attaccato alla parete. Vabbè, di nuovo. Continua a picchiare la testa contro questi spuntoni. Ecco, qui non devo usare lo scatto. Ora sì, ora sì. Vai.
Vai, ok, fatta. Mettiamo dentro le chiavi, anche lo spirito dovrà farlo. E noi lo battiamo sul tempo. 1000 punti esperienza presi. Ed ora possiamo tornare, dato che qui abbiamo fatto tutto. Proprio prima di tornare all'hub centrale andiamo di qua a completare la missione secondaria del Key. Del Key che voleva curare l'ultimo albero che gli era rimasto. Eccoci qua, salvo. E andiamo, tanto è qui vicino. Eccolo qui. Salve. Quando la luna risplendeva, qui c'erano tantissimi alberi, li ho visti crescere. Ora le notti sono buie e non mi resta più alcun albero. Questo è tutto ciò che mi resta, l'ultimo seme di albero. Non voglio che il declino si prenda anche quello. Tu che sei qui, prendilo in segno di ringraziamento per l'aiuto, anche se è stato troppo tardi. Seme di albero, è l'ultimo seme di Ki, il custode dell'albero. Io resterò qui per ricordare, sicuro che resterà qui, perché se ora noi andassimo da un'altra parte. Aspettate, qui c'è un. Ho visto che c'è un cristallo, un minerale, volevo dire, ed anche un po' di esperienza extra. Probabilmente grazie alla planata ora potremmo riuscire a prenderlo. Esattamente. Minerale dei Gorlek. Ed ora possiamo tornare indietro. Tornare alla radura centrale. Abbiamo ottenuto un seme, se vi ricordate dallo scorso episodio, i semi li possiamo dare a Thulei, l'esperto di piante che lo pianterà per noi. Eccoci qua. Eccoci qua. Hai mai sognato la tua casa? A volte mi sveglio pensando di essere ancora lì. Era una capanna piccola e accogliente. Scaffali e mensole erano stracolmi di semi da piantare. Quando è arrivata la tormenta ho provato a salvarli. Spero di non averne perso nessuno. Sicuro? Nessun danno fatto. Ok, abbiamo le notizie della capanna di Thulei. Ma noi dobbiamo continuare comunque a piantare il seme, cioè dobbiamo piantare il seme, no? Ho trovato dei semi, esatto, l'ultimo seme. Riconosco questo seme. Sembra che l'albero che non ho potuto salvare non è definitivamente perduto. Forse non sia definitivamente perduto. Allora cominciamo. E guardate un po', è un albero delle abilità. Anche se conosco meglio i fiori, so che un seme come questo è davvero una rarità. Proviene da un albero antico, che esiste da molto più tempo di noi. E ora che è stato piantato, questo albero ci sopravvivrà a lungo. Esattamente, un albero molto antico. Un albero dello spirito. Salviamo. E andiamo a vederlo. Eccolo qui. Prima di assorbire la luce, parliamo col Ki. La tua gente se n'è andata e i miei alberi sono stati uccisi lentamente, uno ad uno, dal declino. Ma tu sei tornato e hai trovato una casa. Ah, un suolo sicuro per l'ultimo seme. Forse c'è ancora speranza per una nuova vita. Forse l'ultimo seme sarà il primo albero. Assorbiamo ora la luce. Luce ancestrale. La luce degli antichi spiriti ti infonde nuovo potere. Tutti gli attacchi ora infliggono il 25% di danni in più. Ora capite perché ho voluto fare subito questa missione. È un bonus passivo assurdo che potete prendere subito dopo la prima parte del gioco. Ok, lui dice esattamente la stessa cosa. E che ci aiuterà molto contro i boss. Ora è come se tutti i boss avessero un quarto di vita in meno. Quindi, ottimo. Bene. Questo dovremo farlo più avanti. Qua
quando avremo più minerali di Gorlek, anche lui. Mentre ora possiamo effettivamente andare alla vetta di Baura. Quindi dobbiamo salire da qui. Possiamo anche fare a questo punto, prima di andare alla vetta di Baura, un'altra cosina secondaria, questa. Il tempio del combattimento. Così da lasciare direttamente al prossimo episodio tutta l'esplorazione della vetta di Baura e fare le cose un pochettino più ordinate. Quindi, facciamo il tempio del combattimento qua. Rimettiamoci ovviamente la spada al posto della piuma. Questa è una delle prime aree del gioco, ve le ricordate? Noi ora qui possiamo rompere il terreno, grazie al martello, e arrivare al tempio nella tana di Ululo. Vai, attiviamo il tempio del combattimento. Ah! Ecco fatto, ho disattivato Telegram perché altrimenti avrebbero potuto comparire delle notifiche a schermo. Spero che quella precedente non si sia vista, anche se vabbè non è niente di che, è un gruppo. Però... è comunque una cosa che distrae dal gameplay. Ecco fatto. Qui abbiamo anche la possibilità di andare in alto grazie a questa abilità. Aia, volevo farti un parry ma non ce l'ho fatta. Mi hanno ucciso! Riproviamo il tempio del combattimento. Magari colpisci l'Ori. Bravo, Ori. Via. E via un'altra volta. Pure tu. Vai, fuori dalle palle. Madò, disintegrati questa volta. Ora tocca alle fastidiosissime zanzare. Ok, ultimo livello, uno scoiattolo rosso, che ha fatto una brutta fine. E sì, salta, salta, mi ha colpito dannato. Ok, abbiamo un nuovo slot per i frammenti. Vediamo cosa possiamo equipaggiare di interessante. Spina, potrebbe starci. Oppure... questo è per l'arco, per ora no, dato che non lo sto utilizzando. Catalizzatore, è utile, dai. Catalizzatore è utile. Così facendo abbiamo completato anche questo tempio del combattimento. E direi di andare un attimino qui sopra a prendere ciò che c'è qui sotto. In questo posto qui, così no, da non fare un episodio di backtracking, ma comunque prendere qualche piccolo potenziamento che ci siamo lasciati alle spalle. Allora, dov'è di preciso? Ancora più su. Ora siamo troppo OP per loro. Per questi poveri mostriciattoli di inizio gioco. Anche se comunque ci danno un bel po' di esperienza grazie all'amuleto che abbiamo. Ecco fatto, dovrebbe essere qui a sinistra, esattamente. Ecco qui. Il ponte di colonna vertebrale che non potevamo rompere prima. Ed ora possiamo farlo. Un minerale dei Gorlek. Vai così. Ottimo. Ed infine... ok, qui sarà un'area tutta nuova che esploreremo un'altra volta. Però
direi di tornare al Lab Centrale e portarci in direzione della vetta di Baur per poter iniziare nel prossimo episodio una delle nuove aree del gioco. Vai, salvo, dato che qui non salva automaticamente quando ti teletrasporti. E andiamo verso la vetta di Baur. Con la nostra nuova mobilità di gioco. Non abbiamo ancora il triplo salto, ma prima o poi ci arriveremo. A lui avevamo parlato, a questo Moki. Vediamo, che non ricordo. Conosci il grande Baur? È un potente guardiano, ma dorme sempre. Puoi vederlo se vai a nord, poco prima della sorgente. Ok, non ci avevamo parlato. E ci ha dato anche degli indizi su chi troveremo più avanti. Quel grande orso, ma ormai dovete averlo capito, è Baur. Il guardiano, appunto, della vetta di Baur. Ecco fatto. E qui possiamo anche andare a prendere questo tesoro che non avevamo preso prima, grazie all'abilità del rampino. E possiamo salire verso la vetta di Baur. Anche qui forse c'è qualcosa che possiamo prendere che prima non potevamo. La sorgente e esattamente qui sopra c'è un altro tempio del combattimento che direi di fare immediatamente. Eccoci qua. Vai, attiviamo il tempio del combattimento. Un nuovo nemico. Che è stato decimato. Aia. Guardalo come pesta il Mr. Crab. Oh no, uno di questi. Ok, è stato picchiato malissimo, ma ha picchiato anche me. Contro di loro conviene rispedirgli addosso la loro stessa. Il loro stesso proiettile. Vai, spara. Bravo. In pieno. What? Non è stato colpito? Riprenditelo, grazie. Ok. Altri granchi. Questo qua è rosso però, quindi potrebbe essere un pochettino più cattivo. Vai, tu spara. Bravo. Riprenditelo addosso, va. Ok. Prima uccidiamo il granchio con il suo proiettile. Sparane un altro. Grande! E poi uccidiamo pure te. Vai, ultimo livello. Uno scoiattolo. Aia. Che ha fatto una brutta fine però quello scoiattolo. Guarda, tu te lo riprendi questo proiettile. Grande. Vai, ripigliatelo. Aia. Quanto danno fa questo scoiattolo? Cioè, questo granchio? Ok, e abbiamo un nuovo incredibile frammento, slot per i frammenti. A questo punto possiamo metterci anche questo, tanto. E qui sopra forse abbiamo anche qualcos'altro. Sì, guardate qui. Attenti sempre alla mappa, ai segreti di Ori, perché sono tantissimi. E attenti qua. Ok. Hop. E hop. Qui cosa c'è? Un frammento di cellula vitale. Ora abbiamo effettivamente completato quest'area. Forse anche in acqua c'è qualcosa. Guardate qui sotto. Eh sì. Altra esperienza. Quando torneremo dalla vetta di Baur, potremo probabilmente comprare il triplo salto. Ora però noi ci fermiamo qua, proprio all'ingresso della vetta di Baur, perché questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto.
Al prossimo video!